Cioè, ragazzi, mi è caduto un fulmine a 10 metri di distanza. Che botta! Mamma mia, che botta, raga. Adesso sto chiudendo le finestre della soffitta di casa mia perché c'ho paura, cavolo. Cioè, cadono i fulmini a 5 metri, 10 metri, ma cioè. Stavo di fuori sul terrazzo della mansarda e ad un certo punto. Ho visto il fulmine cadermi proprio a 10 metri, top, massimo 15 metri. Mamma mia, che botta, raga! Che botta! Chiudiamo tutte le finestre. Perché ho visto anche che le nuvole si stanno posizionando in modalità tromba d'aria. Ma non è bello! Praticamente è notte di fuori. Sentite? Se vi faccio vedere un attimo fuori, ecco, adesso va via anche la luce, mannaggia. Visto? È caduto il fulmine, è andata via la luce, quindi stanno cadendo proprio qua. Adesso sta iniziando la grandine. Ragazzi, la grandine, sperando che non mi becca, io ho della tettoia, quindi. Guardate raga, guardate che roba. Vabbè, niente di mai visto, per carità. Questo stava vicino, 50 metri, 100 metri. Serio, assecchiate e arriva là. Eccola, eccola. È ufficialmente finita l'estate, ragazzi. Ufficialmente finita l'estate. Boom! Ok, il peggio è passato. La pioggia ha rallentato di molto, la grandine non c'è più e le strade si stanno ripulendo perché si erano allagate. Sembra che per ora è ancora tutto nuvolo, però per ora ha rallentato. Il peggio è passato, insomma, ecco. Meglio così. Va bene, raga, a parte temporali, tempeste, grandine che ha quasi sfasciato tutte le macchine della via, adesso si è tutto calmato, tranquillizzato, è rimasto solo un po' di fresco, come piace a me. Quindi si prospetta una domenica fresca, tranquilla, non usciamo di casa, così stiamo tranquilli a casa, non andiamo a fare danni in giro, abbiamo una scusa per restare a casa e quindi stiamo a casa. Ieri siamo stati insieme al mio amico in studio, quello con cui sto iniziando quell'idea dell'etichetta discografica. Siamo stati in studio a parlare del più del meno per questa cosa. Abbiamo ricevuto il primo artista che è interessato a prendere questa strada insieme alla nostra etichetta. Vediamo adesso come andrà a finire, anzi come inizierà questa avventura.
E questo è questa è la parte più importante perché comunque da questo lavoro possiamo decidere se continuare o no, vediamo se la cosa funziona, se c'è feeling, se c'è... Insomma, facciamo questa prova e vediamo. Vi farò sapere più avanti come andrà e vi darò i link se verranno fatti dei lavori particolarmente carini. Insomma, dai, più avanti speriamo che avrò modo di farvi vedere cosa stiamo combinando. Non è per adesso, perché comunque abbiamo iniziato ieri, ragazzi, quindi vedremo, dai. Bocca al lupo a me. Ciao ragazzi, ciao ciao.